carattere culturale, eccetera. L'altra via che hanno preso numerosi testi medici cinesi, che noi abbiamo e che i cinesi non hanno, perché guardate che voi forse vi rendete conto che numerosi testi medici della medicina cinese noi li abbiamo e loro non li hanno, perché i gesuiti tra il 1600 e il 1700 si sono presi la briga di tradurli in latino. E quindi cosa è successo? Che nelle nostre biblioteche, nei fondi riservati, noi abbiamo le copie di questi trattati di medicina cinese, che sono traduzioni di testi scritti dai cinesi. E quindi abbiamo dei trattati molto importanti, e non sono pochi, generalmente si ricorda quello di Clay, ma ce ne sono altri. Sono parecchi trattati di medicina cinese che noi abbiamo in latino, in francese del 600, del 700, e ce n'è uno anche in italiano, che io ho trascritto pazientemente in Biblioteca Nazionale. Allora, questi testi sono molto importanti. Perché? Abbiamo parlato dei disordini che sono stati in Cina. Clair, per fare un esempio, padre gesuita, che nel 1683 pubblica un'opera intitolata Specimen Medicinae Sinica Sine Opuscula Ad Mentem Silentium, è un trattato dove sono riportati vari testi cinesi, oltre alla parte sua scritta proprio da lui sulla medicina cinese, sono riportati vari trattati cinesi tradotti in latino. Abbiamo avuto così, abbiamo alcuni trattati del dottor Van Oxor, no? In particolare uno sui polsi, sulla relazione tra i polsi e la scelta delle erbe mediche in medicina. Abbiamo un trattato sulla lingua, la diagnosi alla lingua. Abbiamo un trattato sulla diagnosi dal polso, scritti proprio da cinesi e tradotti in latino. Pochi anni dopo abbiamo l'opera di padre Boim, che è stato parecchio tempo in Oriente, in cui ci è spiegato anche lì in maniera molto dettagliata il sistema della medicina cinese. 1735, padre Duhalde, Jean-Baptiste Duhalde, scrive Vere di Francia, un enorme trattato di fitoterapia cinese, dove, attenti, non è una sua descrizione della fitoterapia cinese, sono testi cinesi tradotti in francese con i relativi commenti medievali cinesi tradotti in francese. E allora cosa succede? Che noi, almeno i pochi di noi che fanno ricerca seriamente sulla medicina cinese, stiamo ricostruendo e recuperando quelli che erano i testi antichi e l'idea antica che si aveva della medicina cinese. Perché badate che la medicina cinese odierna, per come viene fatta in Cina, non è la stessa medicina cinese che vi era fino all'epoca Qin. Perché c'è stato un cambiamento fondamentale. L'irruzione della mentalità moderna in Cina. Con la caduta dell'imperatore, 1911 è caduto il governo, diciamo così, poi in realtà l'imperatore, voi sapete che viene destituito ufficialmente da imperatore nel 1924, hanno posto tutti intorno alla città proibita i cannoni puntati, gli hanno detto esce, deve battere, se no sono guai. Comunque, diciamo, con la l'istituzione dell'imperatore viene meno proprio l'attaccamento alla tradizione. Poi già l'epoca Qing è un'epoca di decadenza per la medicina cinese. Il motivo è molto semplice. Perché? Perché i Qing sono Manciù, non proprio cinesi. Cioè provengono da una regione che è il Manciukuo, no? Il Manciukuo è una regione che si trova a nord-est della Cina. Che si
siccome presso di loro l'agopuntura non era molto praticata, era praticata di più una terapia a base di erbe. Allora cosa è successo? Che praticamente non hanno incoraggiato molto l'agopuntura. Anzi, infatti c'è un periodo, soprattutto il primo periodo Qing, in cui l'agopuntura attraverso un momento di crisi terribile, soprattutto la fitoterapia che continua ad andare avanti. Poi si ha una ripresa, ma spesso questi periodi di crisi in epoca Qing sono frequenti. Addirittura nel 1830 abbiamo che l'imperatore va a sopprimere temporaneamente l'Accademia Imperiale, no? Di agopuntura, quindi rendiamoci conto un attimo. E vedete che l'agopuntura ha attraversato questi momenti di crisi. Ora, anche da noi naturalmente c'è stata una certa diffusione dell'agopuntura tra il 600 e il 700 sull'onda di questi trattati medici che venivano dall'Oriente, no? C'è stato il tentativo dei nostri medici del 600 e del 700 di, ricordo il De Acupunctura, il trattato sull'agopuntura in latino, scritto a Terni nel 1683. Non solo, ma abbiamo proprio la pratica, abbiamo numerosi segnali che indicano che c'è stata una pratica per alcuni decenni dell'agopuntura da parte di alcuni medici in Europa. Quindi, perché la medicina cinese venne vista dalla nostra medicina del tempo come molto affine. Da noi a quel tempo cosa vigeva? Vigeva la medicina, la medicina umorale di Galeno e di Ippocrate, no? E la dottrina dei quattro elementi appariva straordinariamente simile alla dottrina dei cinque elementi della medicina cinese. Quindi avevamo l'aria, la terra, l'acqua e il fuoco. I cinesi avevano il legno, la terra, l'acqua, il metallo e il fuoco. Allora, l'elemento aria viene immediatamente assimilato con l'elemento legno della medicina cinese. Non solo, ma anche il ragionamento era simile, perché la dottrina dei quattro elementi originava dall'osservazione dei cicli stagionali. C'erano quattro stagioni, ogni stagione aveva delle caratteristiche ben precise. C'era la stagione del calore, quindi l'elemento fuoco, l'estate, no? La stagione della pioggia, l'inverno, l'elemento acqua, no? La stagione dell'aria, la primavera, e così via. Allora cosa succede? Che anche la medicina cinese, si potrebbe dire epistemologicamente, con termine moderno, diciamo come struttura, assomigliava molto. Cioè nel senso che anche la dottrina dei cinque elementi nasce dall'osservazione delle stagioni. Ma la medicina nostra antica aveva una caratteristica molto particolare, che le malattie si curavano in base ai contrari, venivano riportate le quattro qualità fisiche fondamentali: la secchezza, l'umido, il calore, il freddo. E in medicina cinese i fattori che causano malattia sono gli stessi: l'umido, il calore, il freddo, il secco, in più ci aggiungevano il vento. Cosa che non era assente in Ippocrate e in Galeno, ma non veniva sistematizzato come un fattore patogeno importante. Però diciamo che, grosso modo, i due sistemi medici si assomigliavano. E quindi cosa succede? Che il grande interesse dei medici del 600 e del 700 verso la medicina cinese nasce da questo: la somiglianza dei due sistemi. E poi soprattutto una cosa: la diagnosi dal polso. I medici cinesi erano in grado di diagnosticare qualsiasi malattia dal polso. Da noi si ricorreva un poco ai polsi, ma soprattutto alle urine. E i nostri medici, che a quel tempo erano un po' aristocratici, un po' si schifavano di andare ad annusare le urine, guardarle, assaggiarle come si usava pure, no? All'epoca. Allora, appena hanno scoperto che la medicina cinese si basava tutta sul polso e che non c'era più bisogno di assaggiare e usare le urine, immediatamente hanno accolto almeno i due terzi della medicina cinese. Cioè, la sfigmologia, diagnostica dal polso, immediatamente tutti i trattati di diagnostica
dal polso, dalla metà del 600 alla fine del 700.